Ragazzi, volevo dirvi semplicemente questo. Lo so, questo è già il secondo episodio. Perché il primo non riuscivo a farvelo vedere perché laggava troppo. Laggava un sacco. E quindi non riuscivo a farvelo vedere. Ve lo pubblicherò casomai durante le vacanze di Natale. Boh, non lo so, ditemelo nei commenti se lo volete o no. Perché se non lo volete non ve lo pubblico. Se no ve lo pubblico, lo potete vedere, però vi dico che lagga tantissimo. Ci sono alcuni pezzi magari che si vede un'immagine ferma per 4 o 5 minuti e il video dura 17 minuti. Vabbè, vi lascio al video. Ciao! E bella a tutti ragazzi, qui è Bazzo che vi parla e siamo di nuovo sulla vanilla. Siamo sul secondo episodio. Allora, potrete ben vedere che, prima cosa, mi direte, perché non hai tutte le cose in mano, ce l'avrai nell'inventario? No, l'avrai messa in una cesta? No. Allora, praticamente vi racconto. Appena finito l'episodio. No, questo è ancora niente. La riconoscete la mia casa? Ecco, qua è la mia casa. Qui è esploso un creeper. Praticamente sono successe le più grandi tragedie sulla faccia della terra. Allora, io ero in miniera. Ci siete? La miniera, quella che abbiamo, di sotto qua. Dopo aver preso tutti i minerali che abbiamo trovato, io cosa faccio? Sì, qua, su, la, qua. Mi giro, no? Qua abbiamo scoperto, no? Che c'è tutta la. E quindi tra poco potevamo fare una fonte infinita d'acqua, ma. No, però. No! No, ce l'hai su con me! Non è possibile! Pure il terzo creeper, non ne bastavano due. No. Poi la porta come ci è arrivata qua? Ah, vi spiego. Praticamente io sono morto nella lava. Facendo il demente, da qua tutto convinto faccio. Aspettate, qui indietro faccio. Sì, torniamo a casa! Boom! Salta! Facciamo parkour, corri! Boom, salto. No, ma sotto c'è la lava. Tipo, sono arrivato qua in mezzo. Ho tentato di fare un pillar di lava, ma mi sono reso conto che sarei morto miseramente. Quindi, ricominciamo tutto. Piccone di pietra e passa la paura. Uno e due. Vai. Allora, riprendi carbone. No, soprattutto ci serve ferro. Tanto. Perché ne avevo raccolto un fottio. Soltanto che poi, da bravo intelligente, già non c'è più. Sono caduto nella lava. Voi non so se vedete, io ci vedo. Sì, qua ero già sceso io. Ferro! Così forse vedete. Pipistrello, togliti! Uno, due. Oh, finalmente! Ferro! Cioè, finalmente, non è vero perché io ce l'avevo già. Ok, non ce n'è altro. Allora, oggi volevo dedicare a fare la casa, prima cosa. Seconda cosa. Volevo anche trovare i diamanti prima o poi. Allora, sono già 3 minuti di registrazione. Non è possibile! Allora, prima cosa da fare. Fai delle benedette scale. Perché ogni volta che scendo in miniera mi uccido.
Sì, no, ci tento di. Cioè, praticamente ci rimango secco. Perché secondo me se io fossi in lui direi: oi, metti ste scale però. Perché praticamente, ovviamente, essendo una persona. No, no. Intelligente io. Sono in miniera ma non ho le scale. Quindi a farmela su, ogni volta, ci vuole l'ira di Dio. Invece con le scale, vedi, basta correre. Ovviamente devi toglierti i blocchi da sopra la testa. Sempre quello lì. Qua non c'è. Qua sì. Qua sì. Ecco, fino a qua le scale dovrebbero bastare. Spero. Perché sono 4 volte più comode. Oh. E ovviamente c'è sempre sto coso. Allora. Adesso. Le potrei come fare anche con i materiali, le scale. Vedete com'è comodo scendere. Adesso vorrei farmi un bel piccone di ferro. Così cerco altro ferro. Piccone di ferro subito e siamo a posto, e poi spada di ferro e siamo a posto. Allora, prima roba, dobbiamo prendere tutto quel carbone là perché mi dà fastidio lì così. Mi serve, devo fare le torce. Tanto non cado, ahaha. Adesso se cadevo, facevo una di quelle figure. Posso farmi una buona zuppa di funghi, però. Non ho abbastanza legna. Però dopo prendiamo i funghi, così possiamo fare la zucca. 7 stick e 7 di cosi. Oh. Posso neanche correre perché c'ho fame. Dopo esco, trovo un bel porco e me lo mangio. Io voglio altro ferro. Non mi serve il carbone. Ma io c'ho il naso da minatore, me lo sento che è qua il ferro. Lo sento. Me lo sento. Questo è ancora carbone. Ve l'avevo detto che era qua. Da qualche parte. Giusto il ferro che mi serve per fare un'accetta. No, di più di un'accetta. Ehi. Mena mega 8 di ferro. Se va lento sto piccone. Sono abituato al mio quello di. Sulla serie principale che. Tipo 2 milioni di volte ci impiega di meno. Fa tipo ta 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 ta. Ci impiega 88 volte più veloce. Quanto ce n'era qua di carbone? È un mondo fantastico. Almeno secondo me. Infatti c'ho 48. Ah, non cammino più. Dammi i funghi, voglio farmi una zuppa. Mi servono anche i funghi quelli marroni però. I funghi marroni muoio. Secondo me morirò di fame presto. Però come mutiglia mi
potrò permettere di comprare da mangiare e morirò. Fungo marrone! Sei mio. Sei il mio tesoro. Adesso esci fuori un secondo. Non so dove sono sbucato, però. Allora, di sicuro tu mi servi. La lana? Ah no, perché se non mi aveva dato la lana. Zuppetta di funghi mi faccio io. Devo trovare alberi? Lo so ragazzi che gli alberi non si spaccano così. Prenderò le canne da zucchero, poi scappo. Ok. Perché voglio fare anche qui. Oddio. No, no, no! Cose brutte e cattive stanno arrivando. Sto morendo di fame, sto morendo di fame. Ecco come morire tutorial. No? Sì, 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 sì che ce la faccio. Sì che ce la faccio. Non morirò di fame. Sì! Sono un genio. Non è vero. Allora, praticamente questo episodio è durato 10 minuti e non abbiamo fatto niente in questi 10 minuti. Come? Non servivano così tanti funghi? Due. Zuppa di funghi. Ok. Sapremo che il nostro cibo d'ora in poi sarà zuppa di funghi e carne di pecora cotta. Allora ragazzi, credo che per oggi sia tutto e... ciao, alla prossima!